Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Guido Tramontano. Oggi c'è qualche novità importante e no, non sono i miei occhiali che per la prima volta mi vedete in un video. Purtroppo sta diventando miope davanti al PC e allo smartphone e questo è solo per voi. Dunque, poiché mi sto ciecando, lasciate un bel like al video e soprattutto iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, perché questa è la seconda novità ed è qui che vi ringrazio, perché abbiamo raggiunto ben 19.000 utenti in questa community seguita e capitanata da me, ma che non potrebbe esistere se non per voi, che mi supportate ogni video, ogni qualvolta per l'appunto vi chiedo un qualcosa. Dunque vi ringrazio tantissimo ragazzi e spero che magari per il 1° di gennaio, come regalo per anno nuovo, dove ci saranno tante belle novità per questo canale, raggiungeremo anche i 20.000, dunque iscrivetevi se non l'avete già fatto. In ogni caso ho cambiato angolazione dei video, questo perché sto provando un nuovo microfono da tavolo, la scrivania, per l'appunto, che mi ha spedito Oki, quindi qui nei commenti scrivetemi che cosa ne pensate dell'audio di questo video, differenza di quelli miei soliti, se perlomeno più pulito, perché questo microfono ha anche un antipop, dunque dovrebbe essere un po' un pelino un po' più pulito. Good. In ogni caso non prendiamoci in chiacchiera, questo video è incentrato sui migliori bot di Telegram. Per chi non lo sapesse, i bot sono dei software intelligenti, se così li possiamo definire, nei quali praticamente Telegram, aprendo una serie di open source agli sviluppatori, permette per l'appunto di creare mini programmi da inserire all'interno delle loro chat o addirittura come chat isolate. Quindi non perdiamoci in chiacchiere e passiamo subito al video. Per chi non avesse Telegram, vi invito ad andare sull'App Store o sul Play Store e scaricarlo. È un'app gratuita di messaggistica che però presenta delle funzioni in più rispetto a WhatsApp. Inoltre, sempre qui in descrizione, troverete il link che vi collegherà al mio gruppo Telegram. Il primo bot di cui vi voglio parlare è TranscriberBot. TranscriberBot è un bot che ci permette di inviare ad esso un messaggio vocale e il bot stesso poi prenderà questo messaggio vocale, lo analizzerà e lo scriverà in testo. Infatti qui all'interno della nota di 5 secondi che vi sto indicando ho scritto ciao, iscriviti e mi raccomando lascia un bel like al video, e infatti lui l'ha analizzato e ha lasciato like al video. Facciamo un esempio prendendo una nota vocale da un'altra chat. Presa questa nota vocale all'interno del mio gruppo Telegram, andiamola ad inoltrare al bot stesso, TranscriberBot, al quale una volta inviata la nota, esso la analizzerà e inizierà a trascrivere quello che è il messaggio di testo. Io ovviamente all'interno di questa nota vocale ho parlato molto veloce e forse anche un po' col mio dialetto, ma come potete capire è molto molto fedele a quel che ho detto, in modo tale che magari se siete in un luogo in cui non potete ascoltare un messaggio vocale lui lo trascriverà in maniera molto opportuna. Ma come si inserisce un bot all'interno di Telegram? Bene, se clicco per esempio all'interno di TranscriberBot, e ve lo farò vedere questo per ognuno dei bot che andrò ad elencare, potete vedere come TranscriberBot si trova con chiocciola transcriber slash bot. Quindi basta andare all'interno del più, cliccare qui, cliccare su chiocciola e scrivere transcriber slash basso bot. Eccolo qua. Una volta cliccato su chiocciola transcriber slash basso bot, clicchiamo e poi lo apriremo. Il secondo bot di cui vi voglio parlare è File Converter. All'interno della chat, quindi, di File Converter, cosa possiamo fare? Possiamo andare ad allegare un file per l'esattezza di una dimensione massima di 20 mega ed esso ce la convertirà in un file a nostro piacimento. Esempio, andiamo a prendere all'interno del mio archivio un file, per esempio questa icona PNG. Esso la analizza e ci dirà in che formato lo vuoi convertire, ad esempio JPEG. Ovviamente questo vale anche per video, vale anche per immagini, vale anche per musica, e addirittura se abbiamo un file Word possiamo inviarglielo per convertirlo in PDF. Quindi una volta scaricato, come potete notare, è stata aggiunta lo sfondo bianco perché l'immagine da PNG, quindi lo sfondo trasparente, è stata trasformata in un'immagine JPEG con sfondo bianco. Per raggiungere questo bot basta fare la stessa procedura di prima, soltanto che con chiocciola File Converter Bot. Altro bot è Photosetter Bot, il cui modo per raggiungerlo è per l'appunto chiocciola Photosetter Bot, così come scritto al posto dello username. Molto bene, cosa fa questo bot? Clicchiamo in un'immagine che contiene testo e inviamogliela. Lui cosa fa? La analizza, ad esempio questo era uno screen, e sta scrivendo un messaggio. In questo momento ci chiede in che tipo di formato vogliamo ricevere il file, io lo scrivo come messaggio, e come potete notare, tutto quello che era il testo a partire dal titolo
è stato convertito in un messaggio scritto in una maniera praticamente precisissima, quindi un messaggio davvero performante, e ovviamente possiamo poi copiarlo sotto forma di testo. Se scriviamo come forma di file, otteniamo un vero e proprio file da copia e incolla, trasformabile anche con PDF. Stickers è un altro bot molto utile per chi, come me, si diverte a creare per l'appunto stickers. Io ho creato qui in chat degli stickers per il mio gruppo Telegram. Ovviamente per aggiungerlo basta cliccare su chiocciola stickers. E che cosa fa? Una volta inviata un'immagine a lui PNG, quindi con sfondo trasparente, che ci permette per l'appunto di essere poi convertita in sticker, con una certa dimensione 500x500, se non vado errato, lui per l'appunto ce la converte creandoci un vero e proprio icon pack. Vi faccio un esempio. Nei miei sticker personali, questi sticker li ho creati, praticamente tutti questi sticker qua li ho creati con proprio questo programma Stickers, tutti con sfondo per l'appunto Android. Infatti, come potete notare, il nome dello sticker stesso è Yes We Droid, cioè ho creato un mio pacchetto sticker con il nome del motto del nostro canale. Altro bot è VoteBot. VoteBot cosa ci permette di fare? Chiocciola Vote per aggiungerlo, ci permette di creare dei veri e propri sondaggi da poi inoltrare all'interno delle chat. Vi faccio un esempio. Ho inviato la domanda: vi è piaciuto il video? E lui ci risponde, crea una prima risposta, quindi sì, un'altra risposta no. Adesso possiamo aggiungerne altre risposte, tipo forse, e poi clicchiamo su Done. Una volta cliccato questo, ecco qui che si crea un sondaggio. E che cosa possiamo fare? Andiamo ad esempio in una chat. Io ho aperto la chat con me stesso, voi potete aprire chat, gruppi e quant'altro. Una volta cliccato su chiocciola Vote, vi chiamate VoteBot ed esce il sondaggio che avete appena creato. Vi è piaciuto il video? Ed ecco che inoltrando all'interno della chat stessa, noi possiamo cliccare su sì, no, forse. Se clicco su sì, viene aggiunta una percentuale. Ovviamente, poi che cosa succede? Succede che una volta andato all'interno dei VoteBot, noi possiamo cercare i risultati, chiudere o cancellare il bot. Ad esempio, update results, adesso si è aggiunto il sì, che avevo inserito io all'interno della chat. Altro bot molto interessante è TrackBot, che ci permette, anziché scaricare app dal Play Store che magari costano, ci permette di tracciare le nostre spedizioni in tempo reale, ricevendo notifiche ogni qualvolta ci sia un aggiornamento da parte dello spedizioniere. Esempio, per aggiungere questo bot basta cliccare su chiocciola TrackBot, mi raccomando con lettere maiuscole e minuscole in ogni caso. Ed esempio, in una mia vecchia spedizione, perché in questo momento non ne ho altre, clicchiamo su traccia, dice sono pronto, dimmi il codice, aggiungo il codice, dice scegli ora il corriere della spedizione, all'interno del messaggio vi compariranno delle opzioni da scegliere, sarà tutto automatico e semplice, clicchiamo su USPS, in quel caso lì, dice vuoi iniziare a tracciare la spedizione, mi dice dov'è in quel momento, eccetera, dico traccia, dice bene, scrivimi il nome della spedizione che vuoi dare, io ho detto California perché il pacco mi arrivava da lì, e dice la spedizione è stata tracciata. Infatti, come potete notare nei messaggi successivi, ogni qualvolta c'era un aggiornamento da parte del corriere, alle 4 del mattino, alle 10, alle 19, lui mi tracciava quella che erano le novità, e in ogni momento per l'appunto di novità io ricevo notifiche facili su Telegram apribili da una chat. Altro bot è VK Music. VK Music è un bot che ci permette di scaricare musica da YouTube o da qualsiasi sito, che praticamente ci permette per l'appunto di sentire musica in streaming. Cosa permette di fare infatti VK Music? Per aggiungerlo dovete scrivere chiocciola VK Music / basso bot. Clicchiamo sull'impostazione qui. Clicchiamo per esempio cerca per artista. Allora clicco per artista e cerco, non so, Sam Smith. Lui in questo momento mi dice risultati, un sesto, 1 su 6 di 752. Cioè lui ha trovato 752 canzoni di Sam Smith. E sono numerate con 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qualora il risultato non ci interessa, possiamo cliccare qui. E come potete vedere, cambiano i risultati. 25 di 30, 31 su 36, eccetera. Una volta che clicco sul numero, non so, mi interessa One Day at a Time, numero 5, lui me la dà immediatamente. Io posso scaricarla, me la ritroverò all'interno della lettura musicale e si sentirà in maniera eccelsa. A chi non funzionasse VK Music Bot, vi consiglio 4K Download, che si aggiunge con chiocciola 4K Download Bot, ha le stesse funzioni, ma magari in un bot si riescono a scaricare alcune canzoni che nell'altro non si riescono a scaricare e viceversa. Bene ragazzi, il video di oggi termina qui, spero vi sia piaciuto, se conoscete qualche altro bot da consigliarmi per una seconda puntata sapete già cosa fare, lasciate un bel like qui al video stesso, iscrivetevi se non l'avete già fatto e commentate col nome del bot
che non ho citato in questo video e che vi piacerebbe io citi, ovviamente ringraziandovi, in uno dei prossimi video su questo argomento. Mi raccomando, godetevi la domenica in famiglia e ci vediamo come sempre in un prossimo video, e quindi giovedì!